Buon pomeriggio, siamo in diretta da Sanremo con Rafael Gualazzi. Ciao a tutti. Rafael, mancano davvero pochissime ore alla finale. Come ti stai preparando e quanto sarebbe importante per te la vittoria o arrivare tra i primi tre? Ma intanto scaldo un po' la voce con le interviste, che tanto quello non fa mai male. No, diciamo che la competizione non mi interessa, non mi è mai interessata. Credo che Sanremo sia una bellissima opportunità di esprimersi e riportare le proprie canzoni. E soprattutto per noi è una grande festa, come ho sempre detto, cioè siamo sul palco con dei meravigliosi coristi che ho, questo gruppo vocale che sono gli Anno Domini, e Bloody Beatles, l'orchestra è bravissima di Sanremo come al solito, quindi quest'anno grande divertimento. Senti Rafael, quello che ci chiediamo è che dopo una settimana di interviste, esibizioni, la domenica mattina un cantante che partecipa al festival, che cosa fa? La prima cosa che vuole fare? Dormire. Riposarsi. Sì, assolutamente. Però poi ci sono vari giri da fare, un po' difficile. Ma sì, ma non c'è problema, siamo giovani, baldi giovani. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi.